tendo sul territorio, forse questa è l'unica vera azione che andrebbe fatta. Cioè, portiamo il commissario Scopellini davanti a chi dovrà poi giudicare se i morti che ci sono stati si potevano salvare. Scusa se mi arrabbio, però, perché la proposta della candela, visto i tanti lumini che abbiamo acceso, era un po' troppo pesante. L'ultimo ieri, infatti io non volevo toccare, perché poi uno potrebbe sembrare che vuole usare l'ultimo episodio per accogliere applausi, assolutamente no, però applausi. L'ultimo caso l'abbiamo avuto proprio in questi giorni, non lo so se il ragazzo poteva essere salvato oppure no, questo non lo sappiamo, però 30 minuti per un'ambulanza e 40 minuti per l'aereo di soccorso, quando un codice rosso nei primi 10 minuti se non viene stabilizzato è morte sicura, e qui abbiamo una dottoressa che penso possa confermare quello che dico, cioè io penso che questo si configura proprio nel reato di omicidio colposo, quindi se siamo pronti a denunciare il commissario e quindi costituirci tutta la popolazione si deve costituire parte civile, allora andiamo ad affrontare questa lotta, se veramente vogliamo. Io non dico degli ospedali in fotocopia, attenzione, perché è anche vero che in Italia forse in passato abbiamo sprecato dei soldi per degli ospedali in fotocopia, però sicuramente un pronto soccorso H24 in un'area dove è vastissima e dove l'estate raggiungiamo numeri veramente notevoli di presenza turistica, almeno un pronto soccorso adeguato che possa stabilizzare l'infartuato o la vittima di un incidente per poi essere trasportabile con l'elisoccorso, dove sicuramente poi gli salvano la vita, però va stabilizzato subito sul territorio. Questa è una lotta che si può fare, quindi una bella denuncia e andiamo avanti. Poi voglio fare un piccolo passaggio anche su qualcosa che Carmelo ha dato un bell'assist. Noi abbiamo l'area della Valle del Noce, adesso lasciamo perdere se i paletti di confine è il fiume Noce o il fiume Lao, questa sera parliamo di riprenderci il territorio, giusto? Quindi perché non pensare ad un progetto comune, Maratea e Tortora, perché sono i due paesi confinanti e che sono confinanti anche con il fiume Noce, con l'area Pamafi, ma perché non presentare alla comunità europea un unico progetto di un grande megaporto, un unico, non un progetto Tortora, un progetto Maratea, che poi non si vedrà realizzato né quello di Maratea né quello di Tortora. Dobbiamo cominciare a ragionare per macro aree, dobbiamo cominciare a ragionare per progetti che facciano decollare il territorio. Allora, questa sarebbe una bella proposta, mettere a confronto i due comuni, Tortora e Maratea, che sono i comuni direttamente interessati, ma poi supportati da tutta la Valle del Noce, quindi tutto il Lago Negrese, tutto l'Alto Tirreno Cosentino, appoggiare un unico grande porto, sfruttando tutta quell'area Pamafi, ma veramente ne verrebbe fuori un qualcosa di eccezionale. Poi un piccolo passaggio anche sull'avio superficie, meglio lasciar perdere. In Regione Calabria è da anni che c'è depositato un progetto che veramente sarebbe costato molto meno di quello che è costato la pista dell'avio superficie, ovvero sia l'utilizzo della rete ferroviaria per una metropolitana leggera che fa dall'Alto Tirreno, ma a questo punto si può parlare da Maratea, da Sapri, ad arrivare a Lamezia, andava solo completato l'ultimo pezzo dalla stazione di Lamezia all'aeroporto e si avrebbe avuto una metropolitana leggera. Noi l'aeroporto ce l'abbiamo ed è anche funzionante, è inutile pensare di avere un aeroporto a Scalea, non l'avremo mai. Abbiamo buttato solo milioni, anzi miliardi di euro lì, veramente sono stati buttati proprio dei soldi. E infatti questo, io direi che questi non si chiamano patti territoriali, queste si chiamano torte da spartire per vedere poi chi si mangia la fetta più grande. Non sono patti territoriali, perché il patto territoriale dovrebbe essere a crescita del territorio, quindi individuare gli interventi di cui il territorio necessita e andare avanti con quegli interventi. Mentre quando si riuniscono dei comuni, 1 miliardo per l'area archeologica, 2 per il viale, cioè secondo me sono solo divisione di fette e di torte, per poi fare la campagna elettorale quando è il momento. E adesso rilasciamoci velocemente solo a quello che è la serata, perché per riprendersi il territorio secondo me bisogna partire da delle 3 regole fondamentali. Innanzitutto bisogna di nuovo creare la cultura di appartenenza ad un territorio, quindi infondere nei giovani il valore che un territorio ha, perché se a casa il genitore comincia a dire al figlio studia,
poi vai via perché per te qui non c'è futuro, il territorio muore. È normale che va a morire. E questo è quello che vogliono i politici, far partire i giovani in modo che non ci sono menti preparate e loro non hanno ostacoli. Possono fare, possono continuare a fare la loro politica clientelare, quella che ha affossato la Calabria, quello che ha affossato la Basilicata, quello che ha affossato la Campania. Perché io vorrei farvi anche notare una cosa: il Golfo di Napoli negli anni 50 era un golfo che faceva turismo. Poi sono arrivati i politici della vecchia DC con le fabbriche, cioè pensate voi, le fabbriche in una costa turistica, quello che è successo qua a Praia, no? La Marlane, quello che è successo a Maratea. Io sono d'accordo con Carmelo, queste sono zone a vocazione turistica e non è vero che il turismo non dà a mangiare tutto l'anno. Siamo noi che non sappiamo fare turismo per tutto l'anno, è diverso, perché il turismo può creare opportunità di lavoro per tutto l'anno. Anzi, io dico che magari poi siamo noi che per 2 mesi ci fermiamo perché vogliamo riposare. Cioè siamo noi poi che scegliamo di riposarci. Quindi questa è la cosa fondamentale, riprendersi il territorio, ripartire dalla cultura territoriale, non affidarsi più al politico di turno delegandolo in bianco, mandandolo a governarci con la solita promessa, non dico guardi poi ti do il posto di lavoro, ecco questa è una cosa che deve finire. Se il giovane continua a chiedere posti di lavoro, non va altro che mettersi nelle mani del politico furbo che continuerà a sfruttare sempre per far bisogno e lo continuerà a tenere in campana con il solito voto clientelare. Quindi anche nei giovani bisogna inculcare un'altra nuova mentalità, il lavoro si crea, non si chiede. Grazie. Bravo.